Mentre continuano i raid di Stati Uniti e di alcune nazioni contro il gruppo jihadista ISIS, lo stesso ha annunciato stasera la decapitazione di un ostaggio francese. Si tratta di un messaggio di sangue per il governo transalpino, così era intitolato l'atroce video. L'uomo ucciso e decapitato è un 53enne che faceva trekking ed è stato rapito sabato scorso. Il presidente francese Hollande, che si trovava a New York alla sede delle Nazioni Unite, ha definito la decapitazione un gesto vile e crudele. Ulteriori informazioni nelle prossime edizioni del telegiornale.